l'arbre magic attaccato al cavalletto. Che stile FDM. E allora, eccoci finalmente giunti al palazzetto dello sport di Santa Sofia per seguire assieme il recupero della prima giornata di campionato di Serie C2 Girone B Emilia-Romagna. Oggi già un test importantissimo, la prima sfida fuori dalle mura amiche. Purtroppo nel pregara non ci sarà Fabio e quindi non potrà ancora decidere quale esultanza fare, però io vi rinnovo l'invito. Hashtag domanda e hashtag esultanza, così nel prossimo filmato FDM vi risponderà. Oggi purtroppo tutto campo ha deciso di mandarci a 40 minuti di distanza da questo campo e quindi, nonostante il largo anticipo con cui ci siamo presentati, siamo stati ugualmente in ritardo. Detto ciò, e ritornando al match 14, le reti realizzate in queste prime due apparizioni per l'FDM Team Molinella, solamente 4 le reti incassate. Quindi quest'oggi è un test altrettanto importante, perché i padroni di casa non hanno mai fatto meno di 5 gol in questo avvio di stagione. E quindi c'è anche un po' da capire se quest'FDM riuscirà a difendersi egregiamente contro il Santa Sofia. I ragazzi e il mister Mengozzi fino ad ora hanno ottenuto 6 punti in classifica, proprio come per quelli di Borsatti, con l'unica differenza che l'FDM ha una partita in meno. E quindi oggi si può già scappare, si può già cercare la fuga, con la speranza che gli ospiti non abbiano le gambe appesantite dall'impegno che c'è stato anche mercoledì contro il Bagnacavallo. Ma adesso andiamo a sistemare tutta l'attrezzatura per raccontarvi questa prima giornata, questo recupero, e scoprire quale sarà l'esito della sfida. Io ho un paio di difetti loro, poi non hanno detto apertissimo, troppo aperto, poi non mettono mai l'uomo nel... Io devo fare una cosa, sì, 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 anche voi. Questo campo di merda è piccolissimo, quindi loro, in tutte le palestre che non sono queste, non lo renderanno, parecchio tanto, quindi veramente se abbiamo un uomo si tira tanto, è un sempre stato buono come dice il mister, e una cosa che non facciamo benissimo, ma oggi è importantissimo farla, c'è la rimessa, ma due giocatori si devono mettere vicini, ma non io qui e lui qui, attaccati. Attaccati, ma anche con il portiere, si incastri come la pantera, sono stati uniti. Quando c'è un fallo a favore, quello del portiere, se ci mettiamo qua in mezzo, che sono costretti ad alzarla, lui non ha dei gran piedi. Lui può andare che si contatti. O la mette in mezzo oppure addirittura calcia direttamente in porta. Si vince con cazzo duro, eh. Abbiamo fatto 2 ore in macchina, cioè non facciamo figure di merda. Campo finito, prendiamo la palla, mettiamo la porta, tiriamo. Speriamo che il nostro portiere sia in forma. Chi ha più voglia di vincersi con le palle sarà fondamentale per adesso la partita. Pronostico? Dico 5-3 noi. 5-3, direttore, è d'obbligo pure il suo. No, io dico o 6-4 noi o addirittura 5-5. Signore e signori, benvenuti alla palestra comunale di Santa Sofia per raccontarvi il recupero del primo incontro di campionato Serie C2 Girone B dell'Emilia Romagna. Una partenza con i fiocchi per i ragazzi di mister Borsatti, che hanno centrato i primi due successi nelle prime due sfide a disposizione, ma oggi arriva un match importante, un test fuori dalle mura amiche. Allora c'è da capire anche il grado di consapevolezza di questa squadra contro un'ostica Santa Sofia. I ragazzi di mister Mengozzi si schierano così, con Perini in porta, difeso da Casamenti, laterale destro Ruggeri, a sinistra Canestrini e come pivot il capitano Casetti. Dalla parte opposta invece troviamo Francesco Di Mauro, difeso da Golinelli, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Secchi e come pivot Kashmi. È tutto pronto, bacia la sfera il capitano dei locali, mentre arriva il fischio del direttore di gara e si parte con questo recupero della prima giornata di campionato. Si lotta subito su tutti i palloni, FDM riconquista il possesso, gioca per Secchi che sfida Casamenti che non ci sta, arriva anche Ruggeri a dargli una mano e si rifugia in fallo laterale. Sempre il 3, tocca corto Fabio Kashmi col tacco, disinnesca il pericolo, il numero 30 della Santa Sofia. Secchi cerca il dribbling che non riesce, capisce tutto il 21, attenzione, transizione offensiva per il Santa Sofia, l'8 solo il 7 di Mauro Fabio, chiusura difensiva eccelsa per il giocatore con la 10 sulle spalle, ma è partita molto bene la squadra di Mengozzi. Attenzione, l'8 dentro Ruggeri, si divora qui la palla del potenziale 1-0. Casetti cerca di lavorare questo pallone di Perini, non ce la fa, poi arriva Fabio che per un pelo non riesce a deviare verso lo specchio della porta avversaria. Naufi, passaggio illuminante per il 7, ma c'è l'opposizione del 6 avversario che si rifugia in calcio d'angolo. Ancora Casetti, il dialogo con il 6 che non si chiude. Dunque FDM favorito da Momo, si accentra il 10, prova il mancino, palla sporcata, sarà calcio d'angolo. Fabio dentro Secchi, deviazione di Casamenti, poi Canestrini cerca
di non far uscire questo pallone. Pallone che poi esce. Intanto il portiere lungo per il capitano. Parata incredibile da parte di Francesco Di Mauro, fuori da ogni logica. Rivediamo Casetti, favorito da Perini. La parata con la mano sinistra del portiere in camisetta blu per l'FDM Team, che impedisce agli avversari di passare in vantaggio. Ottimo il lavoro di Ruggeri. Canestrini in buca sul secondo, proprio dove c'è Casetti, ma c'è un'ottima copertura difensiva di Fabio Di Mauro. Ancora Casamenti, Lotto col tacco, non ci arriva, ci arriva Ruggeri. Francesco Di Mauro pattina addosso al 21, gli sbarra la porta in faccia. Fabio ancora dentro per Naufi, si intendono a meraviglia il 10-5. Poi arriva Secchi, Kashmi si gira bene su Casamenti, cerca di far esplodere il suo sinistro, infastidito, non secondo l'arbitro, con un fallo. Fallo che poi c'è invece del 7 proprio ai danni dell'avversario. Primo cartellino giallo. Intanto Canestrini, ancora Francesco Di Mauro. Fallo laterale affidato a Secchi, che tocca corto per Fabio, che incrocia meraviglia. È al minuto numero 10, il giocatore con la 10 sullo scoreboard in alto a sinistra segna 1 per la squadra in trasferta, nel momento peggiore probabilmente dell'FDM Team. Passa in vantaggio la formazione di mister Borsatti grazie a un giocatore che non era mai riuscito all'interno di questa stagione a fare il primo gol per i suoi. Una condizione che l'anno scorso si è presentata parecchie volte a Rovigo invece. Intanto Secchi, attenzione, su assistenza di Ismaili. Ma la palla è ancora viva, insiste il trail dribbling. Poi un po' di traffico, passa Secchi! Nonostante la zona a traffico limitato, nulla potuto la squadra di Mengozzi contro Daniel Dry Secchi, che è riuscito a riappropriarsi di un pallone, il dribbling su Casamenti e poi ha vinto anche un paio di contrasti. E conseguentemente con la punta dello scarpino destro ha bucato per la seconda volta nella sua giornata Perini. Ma torniamo in campo perché è lunghissima, è l'Allawi. Facciani recupera Robobok che affida la sfera FDM, il dribbling proprio sul 9 avversario e si guadagna anche un calcio di punizione. Casamenti cerca lo scarico all'indietro per Facciani, che non inquadra lo specchio della porta. Naufi dentro per FDM, che ha spazio, prova a prenderselo il 10, che calcia da centrocampo e segna un gol bellissimo, complice però anche qualche responsabilità del 30 avversario. E ora chiama il timeout mister Mengozzi, mentre è arrivato ufficialmente il quarto centro in questa stagione per FDM, nonché prima doppietta stagionale. Rivediamo il sinistro, la palla accarezza quasi la coscia sinistra del 30 avversario, che qualche responsabilità, come detto in precedenza, sicuramente ce l'ha. Ed infatti entra Lippi al posto proprio di Perini. Intanto Francesco se l'è cavata ancora una volta, adesso se la cava Fabio, che devia un pallone diretto verso il secondo palo. Robobok perde il possesso, attenzione Casamenti, il suo destro, Francesco Di Mauro ancora una volta superlativo. Ismaili riceve da Naufi, poi va a destra da Fabio, che torna dal 2, porta vuota il palo! Errore clamoroso di Jürgen, che però resta in possesso del pallone. Battaglia un po' in mezzo al traffico, se la riprende Casamenti, che poi transiziona dalla parte opposta grazie a Ruggeri, che sfida Naufi, va sul sinistro al 21! E riapre una partita che sembrava ormai chiusa. Tommaso Ruggeri, il classe 2006, grazie al suo terzo centro in questa stagione, dà speranza alla squadra di mister Mengozzi. Rivediamo quanto accaduto, la sterzata sul piede debole, che poi tanto debole non è, e Francesco subisce un'imbucata sotto le gambe. Forse qui il numero uno dell'FDM qualcosa in più l'avrebbe potuta fare, mentre FDM 1.0 riceve un calcione da Casamenti. Infatti l'arbitro ravvisa il calcio di punizione affidato a Kashmi, che prova il mancino, la parata di Lippi, poi il fallo di Fabio proprio sull'autore della prima rete dei padroni di casa. Si lamenta un po' il 10 del fatto che ha accentuato un po' il contatto. In ogni caso il 5-3-2 e si riprende sempre con Naufi, verticale Kashmi che prova a girarsi, si allaccia però con il difensore avversario, poi Fabio calcia, strozza un po' il tiro, riparte Ruggeri, attenzione ancora al 21 che prova a rifarlo, questa volta FDM a dirgli di no, e c'è il cambio, fuori il 10 al suo posto, dentro il 3 Daniel Secchi, che ha rifiatato un po' negli ultimi minuti. Proprio il 3 che sbaglia un po' la verticale, attenzione al 21, Alushi, provvidenziale in questo caso, in copertura difensiva. Balzani si gira sul mancino, mamma mia che guizzo del 20 appena entrato.
Tanto Secchi sbaglia la verticale, attenzione, capisce tutto il set. Canestrini vis-à-vis con Francesco! E al 26esimo completa quasi la rimonta il numero 7 in maglia verde, che riesce a dribblare non un giocatore qualunque, bensì un certo Daniel Secchi, che però aveva sbagliato il passaggio, un po' ingenuo a intervenire vis-à-vis con Francesco, che prova a occupargli più porta possibile. È glaciale Canestrini, che sigla anche lui la sua terza marcatura in questo campionato. Vediamo adesso come si comporterà la squadra di Fabio, che pare un po' aver subito il contraccolpo psicologico, seppur qui se ne esce con una giocata da urlo. Calcio di punizione, Daniel Dry sul punto di battuta, tocca corto per il 7. La sfera di Mohamed Kashmi si perde alta, mentre quest'altro pallone messo al centro viene respinto da un sempre presente Francesco Di Mauro. Marcia in avanti per Kashmi, Lippi a dirgli di no e impedire l'ulteriore vantaggio per l'FDM Team. Ancora Kashmi, deviazione, attenzione, si perde quasi in porta, poi Francesco inciampa. E attenzione, perché sembra esserci qualche problema per il numero uno dell'FDM. Piove sul bagnato, mentre arriva anche lo spray a lenire il dolore di FDM 2.0. Rivediamo quello che è accaduto dal nostro replay. La palla che fa sbattere sulla caviglia, gliela fa piegare in fase di discesa. E dopo il cambio, in porta per il Santa Sofia, arriva la sostituzione anche per l'FDM. Con la 12 entra Federico Farinelli, pronto a fare il suo debutto in questo campionato, in una partita difficilissima. Intanto attenzione Balzani, Kashmi se la riprende, lotta Secchi, la sfera giunge a Sisti, che fa un assist ideale per Kashmi, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ultimi assalti di questa prima frazione con Canestrini che serve dentro Balzani, para Farinelli, arriva anche Kashmi, ma attenzione, scopre la sfera, calcia il 7 su ribattuta il 20, la pareggia al 32esimo, al secondo minuto di recupero, il giocatore con la 20, Francesco Balzani. E adesso è tutto da rifare per la squadra di Mister Borsatti. Rivediamo l'ingenuità del 7. Aveva fatto quanto meglio poteva Marcello Sisti, che aveva salvato prima un gol. Non è riuscito sulla ribattuta del 20 in maglia verde. E finisce così il primo tempo. Tre pari. Partita spettacolare. Dopo un predominio dell'FDM, il Santa Sofia si è svegliato. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio al palazzetto dello sport di Santa Sofia dice tre pari. Partita fortissimo la formazione di Mister Borsatti, che si è portata avanti di tre reti. Doppietta di Fabio Di Mauro, la sua prima nel campionato di Serie C2. Tuttavia, nonostante il vantaggio e il passivo così pesante, non è stato sufficiente a impedire agli avversari di recuperare una partita che sembrava apparentemente persa. Si va dunque sul risultato di tre pari a riposo, una partita buttata sotto il piano dell'agonismo. Però mancano altri 30 minuti di gioco per dare un chiaro segnale a tutte le pretendenti di questo campionato di Serie C2. E dunque eccoci nuovamente collegati assieme dal palazzetto dello sport di Santa Sofia per assistere alla seconda frazione di questo match. Francesco Di Mauro rientra a difendere i propri pali, quindi nulla di apparentemente grave. Jürgen Smaili sul punto di battuta e si parte con lo scarico all'indietro direzionato Naufal Golinelli. Destro secco di Daniel Secchi, che però becca la parte esterna della rete. Fabio Di Mauro riacquisisce il possesso, Jürgen Smaili, transizione offensiva per l'FDM, la palla al centro, Canestrini, arriva Fabio! Il vantaggio dell'FDM Team, che mette nuovamente la freccia, il cuore di questa squadra. È un FDM strepitoso quest'oggi per l'FDM, quinto centro in stagione per il giocatore con la 10. È un gol importantissimo in una fase sensibile di partita, bravissimo a leggere prima le intenzioni del numero 7 avversario. Era scivolato Fabio ancora prima che impattasse il pallone Canestrini. Una lettura provvidenziale, ma non è finita. Attenzione al destro di Casamenti. Francesco però la spegne e la tiene lì. Secchi, pressato da Canestrini, torna dal 5. Dunque il 10 ne ha due addosso. Poi se ne esce con una palla stratosferica direzionata a Secchi. Da questi a Smaili. Salva un gol. Sempre lui, il solito Casamenti. Attenzione, Francesco Di Mauro fa esplodere il destro, scheggia la traversa. Ad un passo dalla rete anche l'altro di Di Mauro. Francesco, che sta disputando anche lui una partita incredibile, ci prova il capitano. Francesco Di Mauro in due tempi, ancora una volta a neutralizzare i pericoli. Casamenti pensa al destro che prova. Francesco Di Mauro sul proprio palo non si fa trovare impreparato. Sempre l'uno che va dal fratello, abbattuto da Casetti, che viene anche ammonito. Comunque chiede scusa, bello il gesto di fair play. Adesso calcio di punizione, FDM tocca corto per Secchi, che rientra sul mancino, il palo di Daniel Dry
ad un passo dal 5-3 l'FDM. Tanto Fabio battaglia un po' con Smaili, se la riprende in via definitiva il 2, che poi gioca per il 10, la palla arriva in un qualche modo a Secchi. Che parata di Lippi! Sotto l'incrocio sarebbe finito il sinistro di Daniel Drai, ma una risposta superlativa del portiere dei locali dice di no al capocannoniere dell'FDM Team. Possesso palla proprio per Lippi, che cerca l'imbucata che non arriva, se la riprende Kashmi, attenzione 2 contro 1 col 7 che cerca il 3, ma la palla è ancora viva con Fabio che va proprio da Kashmi. La sfera giocata al centro, allontanata nuovamente dalla retroguardia avversaria. Calcio di punizione ora per il Santa Sofia. Canestrini tocca corto per Casetti. Il portiere con la 1 dell'FDM dice nuovamente di qui non si passa. Intanto Ruggeri gli butta il petto addosso. Francesco a neutralizzare il pericolo. Buono il dialogo tra Gollinelli e Kashmi. Ci prova il 5. La palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Ancora Ruggeri. Gollinelli, buono il primo anticipo, il secondo meno. Ci ha provato il 6, ma trova nuovamente l'opposizione di FDM 2.0. Attenzione però che il Santa Sofia ci crede. Gollinelli altrettanto e se ne esce con una giocata da manicomio. Secchi dentro FDM che va sul destro. La parata di Lippi che poi gli esulta anche in faccia. E ora anche il fallo ai danni di Kashmi, non ravvisato però dal direttore di gara. Gollinelli dentro Secchi che pensa e prova il tiro. Lippi gli dice di no. Dunque il 6 per il 7. Ancora Canestrini, il dialogo con Casamenti messo giù, tutto ai limiti della regolarità. Allora si parte dalla parte opposta. Fabio dentro Secchi. Lippi poi si scontra anche con la propria porta, ma si prosegue. Gollinelli carica il destro, il palo non trova fortuna. Nofi Gollinelli, un altro dei migliori in campo di questa sfida. Tanto si lotta un po', ci prova Kashmi. La sfera ribattuta, arriva Balzani che prova il destro. Francesco Di Mauro. Gollinelli verticale per Kashmi, che gioca un po' con l'avversario, prova il sinistro, deviato. La palla poi ancora viva per Ruggeri, che cerca una soluzione e si risistema. Gollinelli va ancora da Francesco Di Mauro, che prova nuovamente a scrivere il proprio nome nell'albo dei marcatori, ma non ce la fa. Gollinelli verticale così e così, ci prova Ruggeri che qui ha avuto sui propri piedi la palla del potenziale 4 pari. Fabio Di Mauro è schierato benissimo il Santa Sofia, c'è da trovare il pertugio giusto. Dunque Gollinelli, Kashmi, FDM, gioca per Robobok e la piazza! Robobok! Arriva il gol del 5-3, primo centro in campionato anche per il giocatore con la 9, movimenti perfetti per la squadra di Mister Borsatti che hanno liberato l'out di sinistra. L'ha visto Fabio che gioca la sfera a Francesco Bock. Era uscito Lippi ma nulla ha potuto. Esulta in faccia alla panchina di Mister Mengozzi e probabilmente anche a qualche tifoso del pubblico. Per avere personalità o info chiedere a Robobock. Kashmi si porta a casa ora anche un fallo laterale. Quando siamo al 22esimo ci prova il capitano. Marcia allontana sempre per il 7, che ora alleggerisce la pressione e cerca di far risistemare i suoi. La giocata del 18 ci ha provato El Allawi, ma ancora una volta manco a dirlo Francesco, che poi va da Fabio che prova il destro. Lippi nuovamente a parare anche lui. Gollinelli servito dal 10, va poi dal 7 che fa esplodere il sinistro. Non è riuscito a trovare la rete fino ad ora Kashmi, prova a trovarla Facciani, ma trova l'opposizione più che il gol di un solito e immenso Fre quest'oggi. Sempre il 9, sbaglia la verticale, capisce tutto FDM. Marci dentro sul secondo palo, la deviazione della Santa Sofia stava generando l'autorete. Autogol che non c'è stato. Intanto Fabio recupera un altro pallone, calcia con la punta, la palla sfiora il palo vicino al poker personale. FDM 10, mentre Sisti ringhia sulle caviglie avversarie, non vogliono concedere più un centimetro i giocatori di Mister Borsatti dopo gli spaventi del primo tempo. E ormai è finita, palla in mano, fischietto in bocca, fischia tre volte il direttore di gara, è game over alla palestra comunale di Santa Sofia. L'abbraccio tra Guerzoni e Borsatti, l'FDM Team vince per 5
5 reti a 3 dopo i demoni, gli spettri della prima frazione, scacciati nella ripresa. Il 5 anche tra Bocca e Mengozzi. Andiamo nel post-gara. E allora ragazzi, eccoci al termine della prima giornata di Serie C2 Girone B. Seppur voi la vediate come terza, perché di fatto in ordine cronologico così è. Fabio e compagni quest'oggi mandano un chiaro segnale al campionato. Primi in classifica con 9 punti. È un punteggio sicuramente che fa bene al morale, soprattutto dopo un primo tempo non perfetto. Ci ha messo una pezza anche nella ripresa parecchie volte. FDM 2.0, FDM, quello che conosciamo tutti, ha fatto il gol del nuovo sorpasso e sul finale Francesco Bock, Robobock per gli amici, è riuscito a ipotecare una sfida che si stava terribilmente complicando. E allora noi adesso andiamo dai due MVP di giornata, entrambi in casa di Mauro, Francesco e poi Fabio. E allora eccoci nel post partita con uno dei due MVP della giornata, Francesco Di Mauro, perché se uno ha segnato 3 reti, ha fatto l'assist, l'altro ha salvato il risultato. Quante volte, quanto è stato difficile oggi? No, oggi lo sapevamo già, la vigilia sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, molto organizzata. Secondo me, rispetto alle prime due partite, è stata, lo si è visto per distacco, la più complicata. È andata molto sugli episodi. Sicuramente, essendo il campo molto piccolo, mi aspettavo di ricevere tanti tiri. Sono arrivati. Sono contento che comunque abbiamo portato a casa la vittoria. Secondo te, c'è stato un frangente in cui pensavi che la partita non la poteste portare a casa? Chiaramente sul 3-3, perché quando rientri nei spogliatoi, dopo che prendi un gol allo scadere, la partita si ribalta completamente. Non è facile rientrare e avere un piglio diverso. Siamo riusciti a tenere botta. Abbiamo fatto un pochino di errori, anche individuali, però possiamo essere soddisfatti perché abbiamo portato a casa una vittoria molto difficile. E a proposito proprio del 3-3 maturato nella prima frazione di gioco, che clima c'era nello spogliatoio? Avevate un po' paura? Che aria tirava? Abbiamo dimostrato in campo di poter vincere questa partita nel primo tempo. Poi Ciacio per me è stato anche molto bravo a tenere il clima alto, a svegliarci, perché abbiamo un pochino abbassato la guardia negli ultimi minuti. Però no, non c'è stato un clima teso secondo me. Ultima domanda, parlaci del tuo infortunio. Ti abbiamo visto andare a terra, sei un po' inciampato, ma tutto a posto? Sì, mi sono inciampato in maniera anche piuttosto goffa. È stata una storta normalissima. Chiaramente ho bisogno un pochino di riprendermi, infatti è entrato Fari, purtroppo mi è dispiaciuto farlo entrare a freddo e poi dopo però ho passato tutto. E dopo aver sentito Francesco Di Mauro, sentiamo anche Fabio. Goku e Vegeta, diceva Fre off camera, e ha ragione, perché cioè uno è vestito di arancione, un altro di blu, ma oggi quanto è stata difficile? È stata la partita più difficile finora, il campo ovviamente non ha aiutato, è stato molto ostico. Infatti oltre ad essere stata la prima partita in trasferta, anche gli avversari erano molto bravi, giovani, correvano, ci davano su ogni pallone, quindi davvero complimenti a loro, e è stata davvero davvero difficile oggi. Eh sì, la vostra prima trasferta in un campo nettamente ridotto rispetto a quello di casa, però FDM che gioca per l'FDM non ha risentito di questa condizione. 3 gol per lui, un assist, una partita impeccabile anche sotto il piano difensivo. Ed oltre al fattore campo hai mandato anche un altro segnale, ovvero quello che non vuoi più fare le interviste pre-partita. Esatto, non le voglio fare, quindi per protesta ho deciso di segnare oggi proprio per non farle più in futuro. Che clima c'era anche per Fabio Di Mauro all'interno dello spogliatoio al termine del primo tempo? Eh sì, ti direi, proprio in quel periodo là, a fine primo tempo, è stata la fase più critica. Il gol allo scadere sicuramente ha influito sullo stato psicologico nostro e quindi era molto difficile anche ritornare in vantaggio nel secondo tempo, era fondamentale per portarla a casa. Non si respirava il miglior clima, probabilmente la fase più critica proprio nel nostro campionato fino ad ora. Quest'oggi il Diez dell'FDM è riuscito a consacrarsi nella nuova categoria. Nelle partite precedenti meglio Secchi, meglio Kashmi, oggi comunque hai fatto capire ai tuoi compagni che possono e devono contare sul miglior Fabio. No, siamo una squadra forte proprio per questo, perché siamo tutti bravi e nel momento di difficoltà di uno c'è l'altro a sostegno. Questo è un campo magari un po' più per me, più piccolo. Sì, siamo completi e siamo forti proprio per questo. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, Al prossimo video. Ciao ragazzi.